Raga, sono entrati i due ospiti della nostra assemblea di oggi, che io sono, diciamo, onorato di presentare. Don Nico, che è il referente professore dell'ITES Francacreta, che ci ha permesso di portare qui virtualmente Don Ciotti. Buongiorno, Don Nico. E poi Don Buongiorno. Luigi Ciotti. Io, Don Luigi ha il microfono spento, ecco, se ce Ciao l'ha. Don Luigi. Ciao, ciao a Buongiorno. tutti. Buongiorno, allora io non è inutile che vado avanti, lascio subito la parola, prima a Don Luigi o a Don Nico, non so come. Don Nico, Sì, caspita. dico, ma è solo per dire una cosa molto semplice. Io sono contento di poter avere tra di noi Don Luigi, questo è ovvio e lo ringrazio perché sicuramente tra tante cose è riuscito a trovare spazio anche per noi. Volevo semplicemente sottolineare una cosa che francamente mi ha colpito in positivo. Altre volte Don Luigi è venuto qui a San Severo perché l'ho invitato e ha sempre risposto con insomma, tanta disponibilità. La cosa che mi ha sorpreso in positivo è che questa volta, caro Don Luigi, l'invito è venuto direttamente dai ragazzi, non ti ho invitato io, ma ti hanno chiesto loro. E questo credo che sia, come dire, una prova di maturità e di sensibilità di questi ragazzi che vogliono evidentemente sentirsi supportati e incoraggiati nel loro impegno, nel loro percorso che stanno compiendo in diversi modi, anche grazie a tanti insegnanti, a tanti professori che sono impegnati su questo cammino dell'educazione alla legalità. Quindi la tua presenza per noi è sempre di grande conforto in questo percorso. Il fatto che i ragazzi abbiano chiesto, in questa assemblea che vede riuniti diversi istituti, abbiano chiesto la tua presenza è, secondo me, un segnale molto, molto positivo che, io accolgo veramente con favore. Non, aggiungo altro se non il ringraziamento davvero a questi ragazzi e a te per la tua presenza, nonostante i tuoi tanti impegni. Grazie a tutti Grazie a e a voi. te la parola. Sono io che ringrazio voi, grazie di questo invito, mi fa estremamente piacere. Vorrei dire che voi giovani, quando trovate dei punti di riferimento, trovate degli interessi, trovate delle cause per cui spendervi, siete veramente meravigliosi. Io veramente tocco con mano tutti i giorni la capacità, la creatività, tanta fantasia, anche tante passioni che incontro in molti di voi. E quindi sentitevi accolti, riconosciuti, stimati, apprezzati. Lo so che attraversiamo un momento che certamente non è facile. È un momento di fronte al quale noi siamo chiamati a non lasciarci trascinare, a non ripiegarci su noi stessi, a non colpevolizzare la questione del coronavirus come causa di tante cose che non si possono fare. Ma ce ne sono tante invece che si possono fare. E una delle tante cose che possiamo fare è continuare a riflettere, ad assumerci di più la nostra parte di responsabilità. Perché i cambiamenti hanno bisogno di ciascuno di noi e noi dobbiamo essere parte di questo cambiamento. Dobbiamo fare in modo che anche da questa situazione di fragilità, di sofferenza, anche di morte che ci ha accompagnato nella storia di tante persone, ma anche di generosità, perché abbiamo trovato veramente tanta, tanta gente che in questo anno e mezzo si è messa in gioco, si è spesa generosamente, alcuni hanno anche perso la vita nello spendersi al servizio degli altri. Ecco, ma da questa situazione noi dobbiamo uscire e voi lo state facendo, vi state ponendo delle domande, dei dubbi, degli interrogativi. Dobbiamo veramente costruire un vero cambiamento, che non sia un adattamento, un cambiamento vero. Allora il primo augurio che faccio a voi, lo faccio veramente con grande affetto, stima, riconoscenza,
che siamo chiamati tutti a rigenerarci. Dobbiamo rigenerarci come persone, rigenerare anche un po' le nostre attività, i nostri contesti, le nostre realtà. Perché se non ci rigeneriamo, degeneriamo. I cambiamenti devono essere cambiamenti veri. Lo chiediamo alla politica, lo chiediamo alle istituzioni, perché non abbiamo bisogno di adattamenti, che si aggiustino alcune cose. I cambiamenti devono essere veri e autentici. Allora dobbiamo rigenerarci, perché se no degeneriamo. Ora, molti hanno detto che il coronavirus ha amplificato una serie di problemi. Tutto vero, tutto vero. Amplificato delle cose, ma non dimentichiamoci che prima di questa drammatica vicenda, di questa tempesta che dimostra la fragilità che c'è sulla faccia del pianeta, la nostra fragilità, perché è bastato un piccolo virus a bloccare il mondo, a costringersi a fare genuflessioni nel mondo, ma già prima nel nostro paese noi avevamo una situazione di povertà assoluta impressionante. Già una situazione di povertà relativa impressionante. Già prima del coronavirus l'Italia agli ultimi posti per la dispersione scolastica e per la povertà educativa. Già prima il problema dell'occupazione, con milioni di giovani che hanno studiato senza trovare una possibilità di occupazione, e molti adulti che perdevano la loro dignità, la loro libertà della perdita del lavoro. Già prima c'era un'ortopedia sociale, perché già prima c'era la delega occupatevene voi dei poveri degli ultimi, e noi abbiamo tamponato tante situazioni, io la chiamo ortopedia sociale. Io mi auguro che ci sia sempre meno solidarietà e sempre più giustizia e giustizia sociale. Sia ben chiaro, non verrà mai meno l'empatia, l'attenzione agli altri, la solidarietà. Ma noi non vogliamo essere stampella di un sistema. Vogliamo che in un paese venga rispettata la nostra Costituzione e che l'articolo 3, che è fondamentale, venga vissuto fino in fondo. E non l'abbiamo tradita prima la Costituzione, perché prima c'erano queste situazioni di estrema pesantezza e di estrema gravità che il coronavirus si amplificano. Ecco allora che noi non dobbiamo smarrirci, ma dobbiamo, e voi poi siete bravissimi, perché avete trovato forme, ve le siete inventate, avete anche sofferto, perché queste chiusure hanno penalizzato tanto, ma forza, siete meravigliosi, avete fantasia, capacità, creatività, rigenerarci, non adattarci, trovare modalità nuove come state trovando e stiamo trovando, che non vengano meno le relazioni, anche se sono mediate, sono un po' virtuali, ma presto potremo recuperarle ancora di più, questa prossimità che è importante e fondamentale. Ma già prima c'erano gravi situazioni sulle quali bisognava intervenire la politica, le istituzioni, ma ci sono anche responsabilità nostre di cittadini, perché non possiamo sempre solo scaricare sulla politica, sulle responsabilità degli altri, ma ci sono anche delle nostre responsabilità. Noi dobbiamo avere il coraggio di alzare la nostra voce, soprattutto di non essere inerti, di fare la prima rivoluzione che è quella delle nostre coscienze, guardarci di più dentro, assumerci la nostra parte di responsabilità, perché il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Allora questa società ha bisogno di voi, e sappiate che avete degli amici più adulti che vi vogliono un sacco di bene, che lottano con voi perché non vi diano solo un posto, ma che ci si possa
avere posti nella società. Abbiamo bisogno del vostro protagonismo, della vostra partecipazione, abbiamo bisogno delle vostre idee, del vostro contributo, che deve unirsi in un'osmosi con il mondo più adulto. Insieme, insieme, troverete tante belle persone, come avrete anche porte sbarrate, ma c'è anche tante cose belle in giro, che ne vale veramente la pena. Allora questo è il mio grande augurio, prima di gratitudine a voi, secondo di non dimenticarci che i problemi c'erano già prima e molti adesso tutti giustificano col coronavirus, eccetera. Noi no, noi denunciamo quello che non è stato fatto prima e adesso chiediamo a voce alta, impegnandoci anche noi per fare la nostra parte, che ci siano cambiamenti veri, non adattamenti. E per quello che ci riguarda, che ci rigeneriamo anche noi, che accogliamo anche queste situazioni per riflettere, per guardarci dentro, per guardarci attorno. Allora, credetemi, io vi sono molto grato, vi voglio un sacco di bene. E poi mi sono molto affezionato a San Severo per gli amici che lì ho incontrato, proprio amici che sento profondamente nel cuore. Voi vivete in una terra meravigliosa, perché la vostra terra è una terra meravigliosa, è una terra anche però ferita, è una terra profondamente ferita. Ecco che chi, giustamente dobbiamo chiedere al paese, a chi ha delle responsabilità, di esserci, di fare la propria parte. Ma vi prego, dobbiamo anche sempre saper distinguere per non confondere, per riconoscere le cose positive che ci sono, per sostenere, incoraggiare quanti sono fortemente impegnati. Io so che lì da voi, nella zona di San Severo, ho conosciuto della gente meravigliosa, delle realtà meravigliose. Alcune non fanno molto chiasso, non fanno rumore, ma ci sono. Sono dei segni di positività e di speranza di grande importanza e di grande valore. Sosteneteli, incoraggiateli. Ma anche noi dobbiamo essere capaci di distinguere per non confondere, perché c'è un po' il rischio di vedere solo le cose negative, le cose che non vanno. Che dobbiamo dirle, che dobbiamo riconoscere il male che c'è e le cose che non vengono fatte, ma che non basta denunciarle, dobbiamo cercare anche di proporre e a noi, nel nostro piccolo, gradualmente fare la nostra parte, questo nostro esserci. Perché se c'è una malattia terribile oggi, una malattia gravissima, è la delega. E pensare che tocca sempre agli altri fare. Certo, ognuno ha la sua parte di responsabilità, ma anch'io ho la mia parte. Dobbiamo essere dei cittadini non a intermittenza, a seconda dei momenti delle emozioni, ma cittadini responsabili. È quello che state facendo voi, un atto di grande responsabilità, nella denuncia, ma anche nella proposta, nell'assumervi le vostre responsabilità, partendo dalla nostra coscienza, perché il primo cambiamento, la prima scossa, dobbiamo darcela qui dentro, no? Per cercare le positività che ci circondano, per cogliere dove sono i punti di male, per valorizzare le cose belle, per moltiplicarle. Sì, io ho tanti amici, la vostra terra è una terra che amo, la amo profondamente, perché ho conosciuto in giro per il mondo tanti foggiani che sono dovuti emigrare e sgobbono in giro per il mondo. Hanno dato dignità al nostro paese emigrando da queste terre per andare a portare progresso e sviluppo da altre parti. Hanno fatto onore. Ora dobbiamo lottare perché ci siano cambiamenti, cambiamenti veri nella vostra terra, ma anche sulla faccia del nostro pianeta. Scusate,
oggi veramente più che mai. Ragazzi meravigliosi, impegnatevi anche voi, so che lo fate, ma continuate a farlo, a spargere. In un momento di fatica come questo, fatevi voi promotori con le vostre scelte, le vostre parole, i vostri linguaggi, le vostre passioni, a spargere fiducia e speranza. Vi prego, dobbiamo seminare fiducia e speranza rispetto alle persone anziane, rispetto alle persone che fanno più fatica, rispetto in quelle case dove c'è un momento di fragilità, di sofferenza, di fronte dove c'è la malattia. Io lo so che voi lo fate, facciamolo di più insieme, spargere, inondare i nostri territori attraverso voi, perché ci siete, spargere fiducia e speranza, il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Lo so che non è semplice, lo so che non è facile, lo so che si trovano tanti ostacoli, però ne vale la pena, lo so che però è anche possibile. Vi consegno tre parole. Io sono molto piccolo, sapete, piccolo, però con affetto vi consegno tre parole per me importanti da tradurre in carne, in vita, in concretezza. La prima: ci vuole continuità nel fare le cose. Non possono essere delle parentesi, dei momenti emotivi, no, la continuità. La seconda parola la conoscete: è noi che vince. È quello che ci mette qui insieme questa mattina. Voi, bravissimi che vi siete organizzati, bravissimi. Questo bisogno è noi che vince. Non è opera di navigatori solitari. E quindi è la condivisione la seconda parola. Il noi, che è un elemento vitale per la società, per i nostri contesti, per le nostre realtà. E la terza grande parola, sapete, è la corresponsabilità. Disposti a collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste, se no, essere una spina al fianco, ma in modo sempre civile, rispettoso nei nostri linguaggi, mai volgare, ma essere una spina al fianco se le istituzioni non fanno quello che devono fare. Continuità dunque, cittadini veri, responsabili, non a intermittenza, la condivisione in noi e la corresponsabilità. Allora inondiamo di fiducia e di speranza le nostre realtà. E a non venga meno altre tre parole che voi state facendo meravigliosamente nonostante le difficoltà del momento. La prima: abbiamo oggi più che mai bisogno di tanta conoscenza. Conoscere. Perché se conosciamo, e quindi vuol dire studiare, approfondire, vuol dire una sana curiosità, vuol dire non dividere di sapere di seconda mano per sentito dire, ma scendere in profondità la conoscenza. Credetemi, ce n'è tanto, tanto bisogno. Perché la conoscenza ci affida una seconda parola da tradurre poi nella vita, che è la consapevolezza. Prendiamo consapevolezza dalla conoscenza di cosa possiamo fare, di cosa non dobbiamo fare. La consapevolezza. E la terza parola è responsabilità. Perché quando assumi la consapevolezza, quando hai assunto conoscenza, capisci che di fronte a tanti problemi non possiamo stare a guardare, non possiamo stare alla finestra. Siamo chiamati anche noi a fare di più la nostra parte. E allora gli auguri di Pasqua da parte mia, che sia anche per tutti noi una risurrezione molto terra a terra, incoraggiati dalla risurrezione di quell'uomo, il Figlio di Dio. Vi voglio abbracciare tutti, qualunque sia il vostro riferimento,
qualunque sia il vostro riferimento, sentitevi tutti rispettati e accolti. Però lasciatemi dire che Gesù Cristo ha avuto il coraggio di denunciare le cose che nella società della quale lui viveva calpestavano la libertà, la dignità, la vita delle persone. Le ha denunciate con forza, ma non solo ha detto parole, le ha testimoniate con la sua vita, con il suo impegno, assumendosi le sue responsabilità. Lo hanno condannato a morte perché aveva denunciato tutto questo. Lo hanno messo sulla croce, sulla croce. E allora non dimentichiamo quanti oggi poveri cristi dobbiamo aiutare qui sulla terra a scendere dalle loro croci, perché sono stati crocifissi dalla povertà, dalla perdita del lavoro, dalla violenza criminale, dalle presenze mafiose che tolgono la libertà, la dignità, e voi ne conoscete qualcosa, dalla corruzione. Ecco, abbiamo tante vittime di queste violenze. Dobbiamo fare in modo di togliere tanti poveri cristi da quelle croci quotidiane, perché impoveriti, perché vivono una situazione di difficoltà e di estrema marginalità e esclusione. Non c'è città che non ha di questi crocifissi da togliere da queste croci tutti i giorni. E questa settimana ci fermiamo davanti a quella croce, ma c'è la risurrezione che ci ricorda che anche noi dobbiamo risorgere, ma cominciamo qui a risorgere, rimettendo in gioco un po' la nostra vita, voi studiando la conoscenza, la consapevolezza e la responsabilità. Vi auguro di volervi un sacco di bene, vi auguro i vostri affetti, vi auguro amore, vi auguro tanti amore, vi auguro di volere bene alle persone anziane nelle vostre case e di essere vicino ai vostri compagni che vivono un momento magari di maggiore fatica, e soprattutto a quelli più fragili, a quelli che vivono un handicap, ecco, una disabilità, che hanno bisogno di sentirci noi. Vi auguro di dare una mano a tanti poveri cristi a scendere da quelle croci in cui si trovano oggi. Allora, seminatori di speranza, risorgiamo dentro anche noi. E questo è l'augurio di Pasqua che faccio a voi, ai vostri professori, ai vostri genitori, e lasciatemi dire al nostro Don Nico e ad alcuni amici preti della vostra diocesi e a quel caro vescovo, che è un dono di Dio, sapete, questa volta lo Spirito Santo l'ha mandato giusto, no, e che si spende moltissimo a dare una mano a voi, abbracciando tutte le espressioni, anche di altre espressioni religiose, in questa grande apertura, perché Dio non è cattolico, Dio ama tutti, Dio di tutti, non dimentichiamocelo mai. Ebbene, noi siamo chiamati a essere fratelli tutti, ce l'ha ricordato proprio Papa Francesco. Poi abbiamo io la gioia, come tanti, di avere come riferimento Gesù Cristo, figlio di Dio. E in questa settimana sentire l'importanza di questo percorso, che però non deve essere circoscritto alla settimana santa, ma deve tradursi veramente tutti i giorni della nostra vita, tutti i giorni dell'anno. E allora sì, sia una buona Pasqua, una Pasqua di risurrezione qua giù, proprio trascinati da questo mistero, ma anche da questo dono,
da questo immenso dono che ci viene fatto, da questa promessa immensa di Dio che ci accoglie, che ci viene incontro, che è sempre disposto a perdonarci, ma che ci invita anche a perdonare, che ci invita a metterci sempre di più in gioco. Vi ringrazio tanto, tanto. Sentitevi che avete un amico, con tutti i miei limiti che sono tantissimi, sapete, ma proprio tanto. E volete bene alle persone adulte che vi vogliono bene. A volte siamo un po' pesantucci, a volte magari vi cagliamo un po' anche dei nostri dubbi, delle nostre fatiche, ma dentro di noi c'è tanta voglia di volervi bene e di accompagnarvi, in questo cammino. Dobbiamo creare una società dove ci sia veramente un'osmosi tra giovani e adulti. Gli uni hanno bisogno degli altri, da costruire insieme. Grazie di quello che fate e di quello che portate dentro. Grazie a lei, Don Luigi, davvero queste parole sono forse gli auguri che dovremmo farci ogni giorno, non solo in questo periodo. Io volevo chiederle se è disponibile per rispondere magari a un paio di domande di due volentieri, ragazzi. Volentieri. Allora, c'era Gabriele, giusto? E Vincenzo, pazienza. Prego. Buongiorno innanzitutto, grazie soprattutto per essere qui a dimostrarci, diciamo, la sua essenza, se così può dire, di uomo. La mia domanda è abbastanza specifica, perché quello che chiederò sarà più un consiglio, tra virgolette. Quello che voglio dire è che comunque viviamo in un contesto, al di là della situazione, per alcuni aspetti difficile, alcune volte anche scoraggiante. E diciamo che ogni mattina alzarci col piede giusto, tra virgolette, è la prova comunque del nostro impegno, del nostro desiderio di cambiare le cose, che le cose appunto migliorino. Però comunque in un sacco di ragazzi permane il desiderio di andare via, di cercare comunque una terra promessa, ammesso che esista. E la mia domanda è: come vede questo nostro bisogno? È una resa? È giusto che noi pensiamo questo? Oppure pensa che appunto il nostro DNA pugliese sia un'occasione? Quindi un invito a rimanere qui. Ti ringrazio, ti rispondo, non è una risposta, ma porto il mio pensiero. Anch'io sono figlio di migranti, sono immigrato da piccolo, in quel tempo dal Veneto, per me dal cuore delle Dolomiti. Oggi, tra l'altro, le Dolomiti oggi sono patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Io sono nato nel cuore delle Dolomiti e faccio parte quindi del patrimonio dell'umanità in questo senso. Ma 5 anni con mio papà, per la ragione che ha portato e porta altri milioni di italiani nell'arco degli anni, hanno dovuto spostarsi e si spostano. La pagnotta, la ricerca del lavoro, che vuol dire la libertà e la dignità, vuol dire avere le condizioni per poter vivere. È stata la storia della mia famiglia, la storia di migliaia, se non di milioni di persone. Verso altri paesi del mondo, nei decenni, ecco, ma anche all'interno del nostro paese. E allora qui sono anche delle scelte politiche che devono essere fatte. Adesso tutti parlano di questa marea di miliardi che arrivano, sono marea di miliardi che arrivano, e vedi che tutti discutono di questo denaro, si riempiono la bocca, facciamo qui, facciamo là. Gridate con me, con noi, con molti di noi, gridate che molto di questo denaro deve essere investito per dei progetti e permettere a migliaia di giovani che sono già dovuti andare lontani all'estero o al nord Italia di poter tornare alle loro terre dentro dei progetti lavorativi, non di qualche mese, ma se c'è una progettualità di progetti almeno di 5 anni per fare ripartire
con progetti che valorizzano le nostre terre, le vostre terre in questo caso, in vari aspetti, in vari aspetti immensi che ci sono, sui quali si può andare a costruire dei percorsi che danno libertà e dignità, progetti che possono permettere a migliaia di persone a poter tornare, a poter tornare. Ma se il nostro paese non riesce a dare a migliaia di giovani di più il servizio civile, perché ridotto all'osso come numeri, che era già un piccolo segnale di attenzione, che dovrebbe allargarsi di più perché è un'esperienza di valore del servizio verso gli altri che arricchisce, dobbiamo lottare per chiedere progetti di lavoro, di possibilità lavorativo, perché abbiamo vostri compagni più grandi di voi che sono andati a studiare, sono laureati, hanno fatto scuole tecniche, hanno assunto delle competenze che tornerebbero volentieri nella propria terra se ci sono le condizioni per poter lavorare. Allora ci vuole una volontà forte perché questo avvenga. Tu hai posto però l'altra domanda, è giusto o non è giusto? Bisogna creare le condizioni che le persone non debbano andarsene, con le università che funzionino, con punti di riferimento che offrono possibilità di socializzazione, con possibilità da costruire lavorativi, allora percorsi diversi che devono mettersi veramente insieme. E quindi il sogno è che si possa arrivare un giorno a non dovere, a poter scegliere liberamente di andarci. Questo sì, se uno lo desidera per il mondo, per cercare, per fare delle esperienze, perché ritiene più opportuno, ma non costretti perché lì non si sa dove sbattere la testa. Allora hai ragione, ci si alza ogni giorno e voi poi vi alzate, il fatto stesso che siete tutti qui con passione, sogni, desideri, dobbiamo non dimenticarci dei compagni che tutti i giorni fanno più fatica anche a porsi queste domande, che sono travolti da altre situazioni, che sono più distanti, più distratti da quello che voi state facendo. E allora il mio pensiero caro va a chiedermi che cosa fare di più nei loro riguardi. E dall'altra parte, lottare veramente perché la politica faccia questo. Sono scelte che possono essere fatte. Sono progetti, non tamponi. Non abbiamo bisogno di tamponi, di adattamenti. Non abbiamo bisogno di tamponare delle situazioni. Abbiamo bisogno oggi di una nuova visione politica e di una nuova visione culturale. Manca questa visione nel paese. Mi auguro, e quindi sono qui per incoraggiare chi oggi nella politica ha questa responsabilità, ma anche a livello locale ci vuole una visione culturale, una visione politica. Ci vuole, è quello che voi chiedete, quello che voi maturate, quello che voi studiate e quello che voi sognate. Vi prego, non venga a meno mai il sogno, perché i grandi sognatori sono poi le persone più realistiche. Vi auguro di sognarvi e di sognare. Io ho tanto sognato, sai, ho cominciato 17 anni questa avventura. Sulla strada ho cominciato, frequentavo la parrocchia, l'oratorio, poi mi ero accorto di situazioni estreme fuori da quell'ambiente. Provocato dalla vita, avevo 17 anni, ho cominciato alla vostra età, andavo anch'io a scuola. Poi a 20 anni è nato il gruppo Abele, dove continuo a vivere coi poveri, con gli ultimi. Dal gruppo Abele sono nati tanti altri noi, tra cui Libera, che oggi l'ha trovata in tutta Europa, in tutta l'America Latina, nell'Africa. Sono i vostri compagni, sono scuole, sono università, sono movimenti, sono associazioni. Sono chiese, le loro varie espressioni, ma soprattutto sono giovani, siete meravigliosi, non scoraggiatevi, lottiamo insieme e sapete che su questi punti
avete delle persone disposte a accompagnarvi, una lotta pulita, trasparente, leale, perché noi dobbiamo essere lottatori per la vita, lottatori per la vita, e chi lotta per la vita lotta per la speranza, per la vita di tutti. E per me collibera la lotta contro la corruzione, l'illegalità, contro i giochi criminali mafiosi. E la lotta la si fa con la scuola, con l'università, con la cultura, con l'arte, con la pratica sportiva, quella pulita, seria, perché fa con la musica, con la danza. Abbiamo bisogno di risposte meticce, di mettere insieme i vari saperi. Non è solo compito della magistratura, delle forze di polizia, a cui stima, riconoscenza, che fanno la loro risposta repressiva, veramente necessaria, fondamentale. Ma se non c'è la risposta sociale, le politiche sociali, i servizi per le persone, la salute, la sanità, la cultura, non usciremo mai fuori. Lottiamo allora anche per questo e auguriamoci che ci sia un domani. Ecco, che nessuno sia costretto ad andare altrove o può scegliere. È questo che dobbiamo lottare, che la politica faccia delle politiche che possono permettere a tanti giovani di stare nella loro terra, ma deve creare le condizioni perché tutto questo avvenga. Forza, amico caro, insieme, insieme. Grazie, grazie mille, comunque davvero parole toccanti. Grazie. C'è Vincenzo Pazienza ora, Don Ciotti, che vorrebbe... E pazienza, pazienza. Innanzitutto buongiorno Don Luigi. Buongiorno Don Luigi, è un onore averla tra noi. Io volevo fare una domanda inerente al tema mafia. Come ben sappiamo, il nostro territorio è martoriato da mafia e da molti clan locali. E come può ognuno di noi in modo nel nostro quotidiano opporsi a questa tale realtà? Grazie, grazie mille, sai. Ti porto tre passaggi, se sono in grado. Il primo per dire, beh, voi vivete un momento tutto particolare. Devo riconoscere però, l'ho detto e lo ripeto, che la vostra è una terra generosa. Lo ha dimostrato quando, Don Nico se lo ricorda, anni fa abbiamo fatto a Foggia la giornata della memoria dell'impegno delle vittime innocenti della violenza criminale mafiosa, sotto la pioggia migliaia e migliaia di persone, per dire da che parte si sta. E dopo gli attentati, l'anno dopo, in pochi giorni ci siamo messi, e più di 20.000 persone per la questura, vuol dire molti, molto di più, abbiamo di nuovo camminato insieme per dire da che parte si sta. Sono segni concreti che c'è tanta gente bella, che però deve essere liberata da questa situazione, da questa cappa. Devo anche dire per correttezza che è stato fatto molto lavoro dalle forze di polizia, è stato fatto, che non è semplice, non è facile tutto, perché c'è tanta omertà, ci sono ancora tanti silenzi complici, c'è bisogno di maggiore collaborazione, ma ci sono anche dei segni di grande positività. C'è stato tanto anche lavoro da parte di magistratura. La strada resta ancora molto complessa e molto in salita. Però ti prego, anche qui dobbiamo riconoscere le cose belle, importanti e positive. E quando nella giornata della memoria dell'impegno, ma anche su quel palco, quando abbiamo camminato i 20.000 per le vie di Foggia, mi fa piacere non dimenticare mai che con me c'erano alcuni vescovi, anche il vostro vescovo su quel palco, anche una chiesa, magari trovate anche a volte delle difficoltà in certi contesti, no, a volte anche delle resistenze, ma ci sono anche tante luci,
tante positività, tante stelle. Quindi i passi se ne sono fatti, la strada resta e così via. Ma e quindi da voi c'è un fermento, c'è un movimento, ma mi permetto di dirti, la situazione del nostro paese è invece molto preoccupante in generale in Italia, perché è cresciuta la normalizzazione rispetto alle mafie. Nella testa della gente, al di là di alcuni territori più feriti, perché si spara di meno da altre parti, le mafie stanno più sotto traccia, restano mafie tradizionali, aprono nuovi ambiti per gestire il loro potere, il loro denaro, che poi idolatria, e restano queste forme più tradizionali nel paese, con nuovi sviluppi. Il coronavirus ha amplificato tutto questo, ma oggi abbiamo mafie al di fuori dei nostri confini, più globalizzate, che usano le grandi tecnologie, che sono nei paradisi fiscali, che li trovate nelle piazze affari, che usano prestanomi, eccetera. Se pensate che la Banca d'Italia ha denunciato 140.000 medie imprese che sono hanno perso liquidità, e quindi 140.000 imprese che in questi mesi, alte imprese, non piccole imprese, ma alte imprese che hanno perso la liquidità, ma c'è tanta liquidità che viene offerta da sporca, da organizzazioni mafiose, attraverso prestanomi, attraverso personaggi dalla faccia apparentemente d'angelo. Se pensate che c'è un rischio reale che è stato denunciato non da persone superficiali, ma da persone molto attente e serie, che se non si affronta decisamente, complessivamente, al di là dei singoli territori, quelli più feriti o meno feriti, la mafia sta organizzando loro di fare una banca mondiale. Capite a che livelli siamo? Hanno tanto di quel denaro che se usano prestanomi, possono usare società di comodo per loro organizzare. Immaginate a che livelli, che potenza, no? Che potenza tutto questo denaro. Ma questo denaro e tutta questa forza che ha permesso alla mafia di arrivare ai piani alti, a usare e a globalizzarsi, a essere in quei segmenti alti, arriva dallo spicciolo però, traffico della droga, dalle piccole forme di usura, dalle ricettazioni, dal traffico di esseri umani, dal traffico delle armi, dalle ecomafie, dalle acromafie. Il denaro accumulato parte lì, togliendo la dignità, la libertà alle persone. Le mafie in Italia fanno meno morti, ma ne fanno tanti, tanti morti vivi. Sono moltiplicati i morti vivi, perché tolgono la libertà, la dignità, creano paura, creano disagio. Mafia e corruzione vanno braccetto. Sono i parassiti che mangiano di dentro il sistema, la società, la impoveriscono, l'iniquano, la sporcano. Ecco, allora, una situazione della criminalità, l'Italia va verso la normalizzazione. È per questo che Libera ha lanciato, dopo aver fatto delle ricerche serie, dopo aver sondato l'opinione pubblica, dopo aver toccato con mano, che comincia a essere per molti, ma sì, è uno dei tanti problemi. No, noi non possiamo permettercelo. Ci vuole uno scatto in più. Ecco allora che quest'anno Libera ha voluto una risposta più meticcia al mondo dello sport, no? E quindi coinvolgendo, perché anche lì si possa entrare in gioco, contaminare
le persone che ne fanno parte, il mondo della cultura, dell'arte. Il contrasto alle mafie si fa veramente con una risposta meticcia che metta insieme i vari saperi, le varie competenze, le varie professioni. Abbiamo bisogno di giustizia sociale, abbiamo bisogno di sanità, abbiamo bisogno di lavoro, di cultura, di politiche della scuola vere, abbiamo bisogno di università accessibili. Non è possibile che la nostra università in Italia perda per strada il 40% di giovani. Non è possibile che l'Italia sia il fanalino di coda per la dispersione scolastica. Non è possibile. Culla della civiltà. Allora uno scatto, il meticcio. C'è bisogno di risposte nei vari ambiti, non solo magistrati, non solo forze di polizia. È la vostra una terra meravigliosa, ve lo ripeto. Non lasciamoci soffocare da questa presidenza criminale. Vedrete che ce la faremo e che ce la farete, anche se la strada per tutti è in salita. Da voi si continuano a fare attentati, magari si spara, magari si uccide ancora. Da altre parti magari uno dice, ma non si spara più, non si uccide, ma loro ci sono e fanno morti vivi, e morti vivi. Questo è il dato che non dobbiamo dimenticare. E l'altro dato che sono 200 anni che parliamo di mafia. Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Allora vuol dire che abbiamo dei nostri sistemi che non funzionano, che abbiamo delle leggi inadeguate, che in ogni legge che c'è qualcosa che è stato messo lì che inquina, che frena, che crea burocrazia. Se non c'è una radicalità di cambiamenti, alcuni anche legislativi, non usciremo fuori. Ma tocca un po' tutti, ognuno per la propria parte, chiedere, lottare, mettersi in gioco. Grazie, pazienza, grazie. È vero, Don Luigi. C'è un'altra domanda? Io ringrazio lei per la domanda. Grazie, Vincenzo. C'è Domenico ora che vuole fare. Don Luigi, buongiorno. Sono Domenico Mitolo, rappresentante dell'Istituto Tecnico Minuziano. Don Luigi, le volevo chiedere, innanzitutto ho avuto anche il piacere di essere contattato da una mamma di ragazzi, di alunni che stanno seguendo questa diretta, di nostri amici. La mamma innanzitutto mi ringrazia, è contenta che lì oggi è qui con noi insieme a Don Nico, siete insomma due sacerdoti non attivi, di più sulle tematiche sociali che affrontiamo noi ragazzi. Poi insomma state in certi contesti abbastanza critici. E voleva chiedervi proprio una benedizione speciale in maniera virtuale a tutte le mamme, a tutti i genitori che sono in contesti difficili e hanno bisogno proprio di una mano, a volte una mano anche da parte del divino per operare in questi contesti, soprattutto perché i loro ragazzi, i loro figli, a volte ci sono delle cattive amicizie che portano su delle brutte strade. Allora, con Don Nico chiediamo la benedizione di Dio, ma la benedizione di Dio è di Dio, chiediamo la benedizione, non siamo piccoli strumenti. Io ti assicuro che nella mia preghiera questa giornata, più tardi che mi raccoglierò ancora con delle persone a riflettere, a pregare, ti assicuro che un mio pensiero sarà per le vostre mamme, per i vostri professori, per quanti sono gli educatori, perché guarda, dovete avere un sacco di bene a loro, a tutti loro, un sacco di bene. E quando i vostri professori, ad esempio, vi aiutano, vi accompagnano in questi percorsi, non dimenticatelo mai, molti di loro sono anche genitori, ma non dimenticatelo mai che non lo fanno solo per professione, ma dentro di loro c'è anche una vocazione, perché insegnare, accompagnare voi in un percorso della vita attraverso lo specifico delle cose che vengono insegnate, ma anche quando vi si offre dell'opportunità per aprire uno sguardo, per avere altri strumenti, altre conoscenze,
c'è qualcosa di più, qualcosa di più. E poi l'amore per il papà, le nostre mamme, ci hanno dato la vita. E in questi contesti sono sinceramente molto preoccupati della violenza, della corruzione, e delle malattie, e lo vivono con quella apprensione che capiterà anche voi un domani quando avrete nella vostra vita, se vi sposerete, avete dei figli, avete delle responsabilità. E anch'io magari da ragazzo ero un po' più superficiale e poi oggi dico mamma mia, aveva anche ragione quando mia mamma mi rimproverava, mi correva dietro, e poi riconosci che c'era un atto d'amore, c'era un atto d'amore. E a volte noi, io da ragazzo forse ero anche un po' più superficiale, si capisce o non si capisce, a volte pensiamo un pochettino, siamo un po' presuntuosi, e invece vi prego, voletegli un sacco di bene. Vorrei che se potete oggi, che trovate un modo per ricordare un papà e una mamma. Domani c'è l'anniversario, sono passati diversi anni dell'uccisione di un onesto, devo dire che non ci sono parole per sottolineare del suo lavoro nella pubblica amministrazione di Marcone, ucciso il 31 di marzo a Foggia. Non si conosce la verità. Sua figlia e suo figlio continuano a lottare per la ricerca della verità, che significa costruire la giustizia. Ma le verità passeggiano per le vie delle nostre città. C'è chi ha visto, c'è chi sa. E allora vi prego, se volete dare senso anche a questo nostro incontro, mandate qualche messaggio a Daniela, a suo fratello, perché non avendo le possibilità di fare altri tipi di momenti, i familiari li vivono più in difficoltà, no? Perché a volte c'era più possibilità, si poteva essere più vicini, c'era più prossimità. Mandategli oggi un saluto. Ma domani è anche l'anniversario di un'altra parte della Puglia, combinazione nello stesso giorno, di una mamma uccisa, Renata Fonte, che ha lasciato due figlie, erano giovanissime. Renata Fonte, un papà e una mamma. E quando tu mi hai detto, le mamme chiedono una benedizione, beh, io volentieri insieme a Don Nico, oggi nella nostra preghiera, chiediamo veramente a Dio che benedica tutti, cominciando dalle vostre mamme, dai vostri papà. E voi mandate un messaggio a quanti hanno perso perché gli hanno ammazzato il papà e la mamma. E penso a vittime della vostra provincia, anche i fratelli Giuliani. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, fatevi sentire. Perché nelle feste quelle ferite sono ancora più profonde, perché ci sono quei ricordi belli che ognuno di noi porta dentro. E allora sì, ma una cosa io chiederò a Dio per le vostre mamme, per i vostri papà, una cosa chiederò. Chiederò a Dio che dia loro una bella pedata, la dolce pedata di Dio per andare avanti. Perché abbiamo bisogno anche noi delle dolci pedate di Dio. Io la benedizione di Dio la chiamo la dolce pedata di Dio, perché vuol dire la sua benedizione sì, è Dio che benedice, ma perché a nostra volta ci facciamo benedizione per gli altri. Forza, che Dio vi dia una bella pedata per andare avanti, per non scoraggiarvi, per cercare anche nei momenti più difficili, le stelle, le luci. Don Luigi, mi scusi, un'ultima domanda e poi concludo. A volte noi ragazzi, quando dobbiamo casomai, ritornando al tema della mafia, casomai denunciare qualche atto, diciamo, crudele
qualche atto legato sempre alla tematica della mafia. Se, insomma, noi siamo a volte spaventati e abbiamo paura. Se anche lei ha affrontato delle paure, insomma, a volte noi, quando vogliamo andare lì al commissariato, faccio un esempio, no? A fare una denuncia perché casomai un nostro amico o una nostra amica viene molestata o molestato, insomma, siamo lì sul piede fermo, diciamo, ma io ho paura ancora, poi questi qua mi vengono a cercare, mi vengono a fare qualcosa a me. Insomma, se lì ha mai affrontato anche questa tematica qui? Sì, tante volte nella vita, lo so, non è semplice, non è facile. Se possibile, meglio farlo veramente in gruppo e non singoli, perché la strada non è che uno venga colpito uno, ma che si possa essere veramente una risposta più un noi anche lì, quando è possibile. Secondo, ci sono dei fatti di fronte ai quali magari se ne parla con una persona adulta, che è sempre bene, ci si confida, e si portano degli elementi veri, seri, attenti, non per sentito dire, ma reali, concreti, e allora magari uno diventa intermediario per dare delle segnalazioni, se sono serie, attente, puntuali, a chi di dovere. Ci sono tante strade per poter portare il nostro piccolo contributo, che poi diventa però immenso, per evitare che si renda, che si credano alcune cose superficiali, perché anche forme di bullismo gravi non sono superficiali, offendono la libertà e la dignità delle persone. E quindi guardate, quando ci sono certi linguaggi, certi comportamenti, certe battute, noi non possiamo tollerarle. Non è corretto. Umiliano, creano ferite psicologiche nella testa delle persone, ma non solo. Creano ansia, creano paura, creano disturbi. E quindi noi non possiamo diventare complici di questo. Dobbiamo avere la forza e il coraggio di farlo. Io l'ho fatto su piani diversi, vivo in una situazione difficile da tanti anni, vivo per varie altre ragioni, perché ho denunciato sempre, non sono venuto meno, però non è che tutti siamo chiamati a fare tutto, sia ben chiaro. E poi ci sono i percorsi della vita, che ci sono i momenti della vita in cui è chiamato a scegliere cosa fare, cosa non fare. No. Una cosa però posso augurarvi di cuore, il coraggio di avere più coraggio. Il coraggio di avere un po' più coraggio. Perché l'omertà uccide, sapete, la dignità e le speranze delle persone. Non possiamo, è terribile l'omertà. L'omertà uccide, sapete, uccide l'omertà. E per l'omertà ho visto delle persone che hanno poi, persone che sono state veramente, ha permesso delle cose che hanno umiliato e hanno distrutto la vita delle persone. Noi non possiamo, dobbiamo avere il coraggio di avere più coraggio, trovare le forme giuste, il modo giusto. Ma guardate, bisogna che stoppiamo anche i piccoli gesti, perché si comincia da lì, poi si allarga, poi si allarga. Anche quando sentiamo delle parole di una volgarità, non possiamo permetterlo. Sono offensive, non sono civili, feriscono la gente. Non si può scherzare sulla vita delle persone, sui loro sentimenti. Ecco, allora no, ci vuole più coraggio. Si comincia dalle piccole cose, dai piccoli gesti. Non siate omertosi. Quando avete intuito delle cose, toccate con mano, se non ce la fate, chiedete a una persona adulta che sa, che vi ascolta, che vi vuole bene. Non un caso avete chiesto a Don Nico di essere con voi. Perché se l'avete chiamato, perché vi vuole bene, perché sentite che è per voi un punto di riferimento. E per questo allora può essere lui, no, per quello che è possibile. Poi ognuno, io mi sono inventato per dare una mano a tante persone come voi, che però avevano già degli elementi, che hanno portato a scoprire altri elementi, che hanno permesso poi di risalire a delle cose anche più gravi. No. Allora si comincia dalle piccole cose. Ma non diamo spazio alle piccole cose quando già feriscono magari la compagna di classe, quando qualcuno viene
o l'immigrante. No, 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 non possiamo, non possiamo, non possiamo. E so che voi, e tu l'hai posta la domanda, avete una sensibilità. Non perdetela, non perdetela. Non perdetela, vi prego. Perché oggi ci sono troppe persone che usano la propria vita per calpestare la vita degli altri, per offendere la vita degli altri. Ha ragione Papa Francesco quando dice che il comandamento non uccidere non riguarda solo la violenza diretta, sparo, ti ammazzo, no? Ma si uccide anche umiliando la vita della gente, certo, calpestandola, inquinandola, sputandola, facendo false notizie, no, si uccide in tanti modi, si uccide in tanti modi. Devo lasciarvi. Grazie, vi auguro tante cose belle. Vi abbraccio tanto. Grazie. Grazie mille anche a Domenico. Grazie anche a Domenico che è stato il tramite per questa Nico, ciao. È stato un ciao Luigi, speriamo di rivederci presto. Grazie. Presto. Ciao grazie a tutti. Grazie mille. Arrivederci. Il bacino alle vostre mamme. Grazie, grazie a Luigi. Grazie mille ancora. Io direi di far entrare anche gli altri rappresentanti, se c'è qualcuno nel backstage, così attiviamo anche di nuovo i commenti. Siamo super contenti di questa grande, è stata... È stato emozionante. Io non riuscivo neanche più a un certo punto a parlare, purtroppo dovevo seguire anche delle cose sul cellulare, ma... Don Luigi è stato veramente attento Se posso dire una cosa... Le parole che ha detto Don Luigi, non voglio esagerare, però alla fine sono anche un po' la chiave di quello che abbiamo fatto oggi. Cioè vivere alla fine è convivere, stare insieme.